La CGIL sollecita il governatore Frattura sulla istituzione di figure professionali quali ostetriche e ginecologi negli ospedali molisani, troppo pochi e con rischi per la popolazione. Il Molise deve monitorare il suo territorio per tutelare la salute dei residenti. Inquinamento elettromagnetico e chimico da oggi meno dannosi, un contatore Geiger in dotazione al Corea. È ufficiale, molti animali che hanno partecipato alle carresi sono stati riscontrati positivi agli esami chimici sul sangue, sostanze dopanti per vincere le corse. Quella di oggi è definita giornata rossa per il traffico veicolare, mentre domenica quella nera. La Polizia Stradale ha potenziato i controlli su tutte le principali arterie regionali. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. Dunque, la funzione pubblica della CGIL Molise scrive al presidente di Laura Frattura e anche all'ASERM per esprimere una evidente preoccupazione sulle carenze di alcune figure professionali, soprattutto nei reparti di ginecologia ed ostetricia degli ospedali di Isernia ma anche di Termoli. Vediamo questo servizio. La segretaria generale della funzione pubblica di CGIL Molise, Susanna Pastorino, nel recepire le segnalazioni ricevute da cittadini, utenti ed operatori sanitari, decide di scrivere una nota ed inviarla al commissario ad acta per la sanità, il presidente Frattura, unitamente alla dirigenza ASREM e più precisamente al direttore alla salute della regione Molise La Storia e al commissario straordinario Fuiano. La sindacalista usa le parole della forte preoccupazione per la grave situazione che si sta verificando negli ospedali di Isernia e Termoli con riguardo ai reparti di ginecologia ed ostetricia, dove la carenza di figure professionali, nello specifico le ostetriche, sta seriamente mettendo a rischio la sicurezza del personale e quella delle degenti. Afferma l'inadeguatezza di continuare da parte delle dirigenze a provvedere con strumenti provvisori e disorganici. Non è certo con ordini di servizio, sottolinea Pastorino, e con la gestione ad horas che non tiene conto delle emergenze e della peculiarità dei reparti interessati che si può continuare a gestire il problema. Dunque chiede una immediata presa d'atto del problema e tutti quei provvedimenti che pongano fine a tale incresciosa situazione. Siamo alla cronaca. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termoli hanno perquisito l'abitazione di un giovane 33enne residente però a Petacciato e rinvenuto due dosi di marijuana già confezionate più diversi semi della pianta di canapa indica dalla quale è possibile poi ricavare della marijuana. La perquisizione si è estesa anche ad un terreno del 33enne e sono state rinvenute altre due dosi di marijuana e 10 piante di cannabis in piena fase di maturazione, alte oltre un metro ciascuna. Il giovane è poi stato condotto nel carcere di Larino. L'impegno della Commissione Anticorruzione e del suo Comitato di Difesa della Salute Pubblica in Molise continua anche in questi periodi vacanzieri per contribuire soprattutto alla sicurezza dei luoghi e anche alla salvaguardia dei cittadini. Vediamo questo servizio. Vincenzo Musacchio è persona che non demorde né si stanca facilmente. Pescando dalla splendida amicizia che ci lega, posso affermare senza ombra di dubbio che è munito di una cocciutaggine meravigliosa, quella fatta di tanti buoni propositi, di immenso entusiasmo e del desiderio perpetuo per un mondo migliore, più pulito e più giusto e più adeguato ai suoi abitanti, che siano messi tutti in condizioni di sicurezza. Su questi presupposti nasce Corea, la Commissione regionale anticorruzione, che è andata nel tempo analizzando tanti e tanti fatti strani che avevano il sentore di ingiustizie, favoritismi e porcherie, insomma corruzione, pura, semplice, brutale corruzione. Da questi percorsi nasce subito dopo Corea il Comitato di Difesa della Salute Pubblica, prima di tutto perché il Molise ha bisogno di ritrovare il senso della tutela della salute per i suoi cittadini. Questo perché
il mio caro amico Vincenzo Musacchio e i suoi tantissimi compagni di viaggio hanno capito, spulciando dichiarazioni, testimonianze, visitando siti, analizzando mappe, seguendo sentieri angusti e pericolosi, che bisogna alzare il tiro dell'impegno quotidiano. Un tiro che individui le responsabilità e le colpisca inesorabilmente, usando le leggi che sono presenti nei nostri codici, perché si ritrovi un terreno mai più contaminato in un Molise che finalmente possa accogliere i visitatori e far vivere in serenità ogni persona, segnando uno sviluppo reale e concreto, mai più in sintonia con il facile profitto, con la delinquenza e con la violenza degli ambienti, compreso, si spera, quelli che formano tante stanze del potere ed hanno contaminato finora tante e tante persone. Da oggi dunque in dotazione un contatore Geiger professionale disponibile gratuitamente per tutti i cittadini che ne faranno esplicita richiesta, dichiarò appunto il presidente di Corea Molise, vale a dire Vincenzo Musacchio. Lo strumento è in grado di rilevare raggi alfa, beta e gamma, nonché di funzionare come dosimetro per la rilevazione del gas radon, tra le sue funzioni anche quella dei rilievi su piante e sugli animali. La Confcommercio ha espresso soddisfazione per i risultati delle nuove analisi effettuate dall'ARPA sulle acque di balneazione molisane. Confermano quanto detto, ovvero che il mare della costa è fondamentalmente pulito e i turisti possono tranquillamente fruire dello stesso in tutta sicurezza. Il commissario della Confcommercio di Termoli, Tiziano Pizza, risponde a Golletta Verde in merito ad un allarmismo immotivato e sottolinea che l'area di inquinamento monitorato dagli esperti ambientali è soltanto quella relativa alla foce del Rio, mentre nel resto dello specchio d'acqua di mare i livelli sono perfettamente nella norma. Pur dedicandosi pressoché interamente alla cultura e alla promozione del patrimonio artistico regionale, Franco Valente non abbandona l'interesse per la politica. In questa intervista ci dice che ne pensa dell'attuale situazione sia in regione che in campo nazionale. Ascoltiamo. Franco Valente, a lei è sempre interessata la cultura, l'arte, ma anche la politica. In questi ultimi tempi la politica l'ha messa un pochino da parte. Che è successo? Ma perché, come si dice nel Molise, mi sono stufato. In effetti la politica tende ad escludere qualsiasi rapporto con la cultura, poiché a me piace più tentare di imparare qualche cosa. Dalla politica si impara poco o niente, anzi si impara a non essere corretti, c'è una situazione di caos generale, per cui preferisco dedicarmi alle cose più interessanti. Allora, in regione come vanno le cose? Ma la regione io non so neanche più se esiste, perché tra l'altro abbiamo delle informazioni, nessuno più riesce a parlare con un consigliere regionale, con un assessore, né di minoranza né di maggioranza. Oggi abbiamo una grande soddisfazione, dico oggi in questi giorni, perché noi del comitato che ci opponiamo alla costruzione dell'autostrada abbiamo avuto la bellissima notizia che questa autostrada è frutto di fantasia, non ci sono finanziamenti, non verrà mai fatta. E quindi sarebbe opportuno che i politici, invece di dire queste scemenze che da anni dicono, che fanno ingrassare dei comitati di affari che non producono assolutamente nulla, ecco, farebbero bene i nostri politici a interessarsi dei problemi delle fondovalli, che sono sempre più pericolose, sempre più abbandonate, sempre più ricche di fossi, di buche, di pericoli costanti. A Roma le cose vanno meglio? Ma a Roma ci hanno fatto spostare l'attenzione sul problema del Senato, e dico sinceramente, a noi italiani non ce ne frega assolutamente niente. Il problema invece è grave, perché si continua a dare importanza al potere delle banche, sono le banche che continuano a condizionare la vita dei cittadini con queste forme di usura diretta nei confronti di chiunque voglia accedere a dei finanziamenti, ma soprattutto di impossibilità di far muovere il denaro. Il denaro esiste, però sta fermo, vuol dire che qualcuno lo tiene chiuso in cassaforte. Allora, se la politica dipende dalle banche, noi non riusciremo a fare niente. La banca tende a conservare e non a modificare, e tende a conservare fino a che colui che ne ha bisogno
non ce la fa più e la banca diventa proprietaria di tutto. Come se ne esce fuori? Se ne esce fuori avendo il coraggio di dire che il primo problema da risolvere è quello del lavoro. I giovani oggi non hanno lavoro. E non hanno lavoro non perché non abbiano idee, non abbiano le forze, non abbiano la cultura per lavorare, perché il sistema bancario impedisce ai giovani di poter fare gli investimenti, di poter credere nel futuro, di poter lavorare con delle risorse che mettono in moto il motore. Un motore senza benzina non parte, se il motore non parte non produce effetti. Tutti positivi a sostanze stimolanti vietate dalla legge. Gli esami effettuati dai carabinieri durante il blitz delle due garesi di San Martino in Pensis ed Eururi hanno trovato appunto positivi gli animali. Ai buoi e ai cavalli impiegati per la tradizionale corsa sarebbero stati somministrati farmaci dopanti per migliorare le prestazioni, che configurano quindi il reato di maltrattamento agli animali. E la Procura della Repubblica di Larino ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ha iscritto sul registro degli indagati decine di membri delle associazioni dei carri. Cambiamo argomento. Il presidente della Proloco di Fornelli, Stefano Apollonio, ha presentato questa mattina in una conferenza stampa in un angolo del centro storico il programma della edizione 2014 delle giornate al Borgo, in programma il 13 e il 14 di agosto. Vediamo questo servizio. In un suggestivo angolo di quel centro storico che ha consentito a Fornelli, quarto comune molisano, di entrare nella ristretta elite dei borghi più belli d'Italia, conferenza stampa di presentazione delle giornate al Borgo nei giorni 13 e 14 agosto, che culmineranno con il Palio delle Contrade. Ad organizzare l'evento, la Proloco, diretta dal giovane e dinamico Stefano Apollonio, che quest'anno, per non soccombere alle pesanti ristrettezze economiche, è ricorso, per così dire, all'azionariato popolare, tant'è che ogni famiglia fornellese ha contribuito concretamente. Molte le novità, in un calendario ricco di tantissimi appuntamenti che riempiranno le due giornate al Borgo. Per adesso vi anticipiamo la novità che verrà da Agnone, la serenata dell'ondocciatore ed il corteo delle indocce del gruppo Capamonte e Capaball, diretto da Giuseppe De Martino, presente alla conferenza stampa. Quest'anno arriviamo alla 20ª edizione, per noi un grandissimo orgoglio. Questa ormai è una manifestazione radicata, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi comunque il borgo di Fornelli viene valorizzato. Questo, diciamo, che questa manifestazione è il culmine di un percorso che noi comunque ci auguriamo che poi alla fine coinvolga Fornelli per 365 giorni all'anno. Quest'anno, diciamo, che noi, appunto perché si tratta della 20ª edizione, è la prima edizione in cui Fornelli, appunto, è entrato nei borghi più belli d'Italia. Noi abbiamo messo su un programma veramente incredibile. Diciamo che il momento sicuramente clou sarà quello relativo alla sfilata delle indocce di Agnone del gruppo Capamonte e Capaball. Sarà un evento assolutamente imperdibile, così come sarà imperdibile anche l'incendio del castello a chiusura della manifestazione a 12:30 il 14 di agosto, oltre ovviamente a tutte le altre attrazioni che troveremo qui nel borgo nell'arco delle due serate. La volontà dell'amministrazione della Proloco di continuare con queste edizioni di giornate al borgo e continuare nella valorizzazione turistica, nella valorizzazione delle nostre bellezze architettoniche. I primi frutti del fatto che Fornelli è entrato nell'elite dei borghi più belli d'Italia li cominciate a rivedere? Sì, è aumentato notevolmente l'afflusso di turisti nel centro storico. È cambiata anche la mentalità, l'approccio stesso alla conservazione e alla valorizzazione del nostro centro storico. Quindi si è messo in moto un meccanismo che porterà sicuramente beneficio sempre maggiore alla nostra collettività e al nostro patrimonio. Con l'obiettivo di concentrare gli sforzi per superare il divario digitale nel territorio molisano, su sollecitazione dell'assessore alle politiche agricole Vittorino Facciola, è stata approvata la proposta di bando per l'individuazione dell'operatore di telecomunicazioni che realizzerà infrastrutture finalizzate a massimizzare la diffusione e la qualità dei servizi di banda larga nelle aree rurali del Molise.
È tutto pronto a Carpinone per il 15° Festival del Folklore, in programma l'11 e il 12 di agosto. 8 i gruppi stranieri presenti: Egitto, Grecia, Kenya, Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia ed Ungheria, ai quali si aggiungono poi la Piocca di Rocca Mandolfi, la Piccinera di Forlì del Sannio e le Due Torri di Miranda, e ovviamente anche i padroni di casa ad organizzare il festival, vale a dire Rumacca Tour. Vediamo questo servizio. Quest'anno sono nove nazioni rappresentate. Beh, è iniziato in sordina come ogni cosa, poi 40 anni di esperienza, voglio dire, comunque dopo un po' si sentono. Questa 15ª edizione è un'edizione particolare, perché si può dire che per numero di gruppi e nazioni rappresentate in una sola sera è il primo festival in Italia. I gruppi sono particolari, però di certo avremo il Kenya, l'Egitto, è comunque un tipo di folklore particolare che sicuramente attirerà un po' l'attenzione del pubblico. Poi voglio dire, nazioni come la Turchia, la Spagna, comunque ritmi molto coinvolgenti, quindi diciamo che ci sarà da divertirsi. Nella vicina Scapoli il Festival Internazionale della Zampogna quest'anno ha pianto un po' per effetto della crisi economica. Voi? Stiamo piangendo tutti per effetto della crisi economica, però qui bisogna battere le mani, perché c'è un gruppo di giovani e giovanissimi che si impegnano tantissimo e quindi riescono a tenere in moto una macchina organizzativa molto, molto importante, molto grande, senza grosse risorse economiche. Ecco, è proprio l'impegno dei ragazzi e la vicinanza delle istituzioni, non economica quanto proprio morale, che dà una grande mano. Vogliamo parlare di questi due giorni? I due giorni sono l'11 e il 12 agosto. L'11 agosto la manifestazione si aprirà con uno stage di danza popolare a cura della maestra Deborah Malerba, poi ci sarà come ogni anno la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco al gruppo Folk Rumacca Tour e il concerto dei Sud Folk, un gruppo pugliese ormai da parecchi anni si esibisce a Carpinone riscuotendo grande successo. La giornata del 12 sarà leggermente diversa rispetto agli altri anni, perché subito dopo il saluto in piazza dei gruppi e il corteo ci sarà un momento molto importante, la consegna del premio Leonardo Malerba. Leonardo Malerba è uno dei cofondatori del gruppo, stiamo parlando di 40 anni fa, che purtroppo è venuto a mancare poco tempo fa. Allora abbiamo istituito un premio dedicato a Leonardo, e successivamente inizierà il Festival Provinciale del Folklore intorno alle ore 20, e a quel punto si esibiranno tutti i gruppi provinciali, il gruppo di Miranda, il gruppo di Rocca Mandolfi, il gruppo di Forlì. Successivamente inizierà il Festival Internazionale del Folklore, dove potremo vedere tutte queste nuove nazioni rappresentate. Il documento sottoscritto qualche giorno fa da istituzioni, forze produttive e sindacati sul percorso comune di richiedere al governo centrale il riconoscimento dell'area di crisi del distretto Boiano-Isernia-Venafro spinge il capogruppo del PD alla regione Molise, Francesco Totaro, a chiedere un impegno analogo per l'altra area, vale a dire quella di Termoli e del Basso Molise, ugualmente e gravemente toccata dalla crisi economica. Il tempo buono spinge le persone a spostarsi, guadagnando anche qualche giorno di vacanza in un mese di agosto che sembra essersi messo in regola con le normali temperature del periodo estivo. Sulla Bifanina intanto l'ennesimo incidente stradale e un giovane è grave. Vediamo il servizio. Nonostante le difficoltà dovute ad un'economia difficile, le persone si spostano sull'intero territorio nazionale. Quasi tutte le strade sono interessate in questi giorni da un traffico sostenuto. Il Molise non fa eccezioni, le temperature sono tornate buone e le giornate serene spingono tanti a recuperare un po' di energie e forse scordare per qualche tempo, seppur limitato, le tante angosce accumulate nel corso dell'ultimo anno. I nostri paesi si stanno riempiendo delle tante persone che risiedono altrove, arrivano gli americani, i tedeschi e tutti quelli che per lavoro e per vivere sono stati costretti a recarsi fuori dalla loro terra d'origine.
Ma agosto è un mese quasi sacro, al quale non si può rinunciare, così ci si mette in auto e si affrontano i bollini neri e rossi che segnalano i periodi di traffico sostenuto e difficile, e si cerca di arrivare in orari almeno decenti per rifocillarsi anche nei pensieri con gli amici e i luoghi che danno serenità. Abbiamo così voluto documentare il traffico sulla statale 647, che non è altro che la Bifernina. Tante ma tante automobili su una strada che forse non è più adeguata al traffico di oggi. Così accade che giunge puntuale l'ennesimo incidente grave. Siamo all'incirca alle 18, c'è un'auto di colore rosso e c'è un furgone bianco che forse tamponatore, è uscito dalla carreggiata nei pressi del bivio di Guardia Reggia. Sbalzato fuori si ribalta, schiva una buca profonda e finalmente si ferma. Raccogliamo le prime notizie. L'autista è vivo per miracolo, ha 29 anni, idraulico di Casa Calenda in viaggio da Termoli verso Campobasso, è ridotto male ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarlo dalle lamiere, i medici del 118 lo hanno sostenuto fino al San Timoteo, se la caverà, meno male, soffre ma almeno è vivo ed è già una buona cosa. Comunque una giornata difficile, purtroppo sì. Il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Cristiano Di Pietro, interviene in mezzo alla questione dell'autostrada Termoli-San Vittore. L'Italia dei Valori afferma è stata sempre favorevole e sempre lo sarà alla costruzione dell'infrastruttura che, piaccia o non piaccia, rappresenta oggi l'unica grande prospettiva e l'unico volano di sviluppo per la nostra regione. Cambiamo argomento. L'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Campobasso comunica che sono aperte per l'anno scolastico 2014-2015 le iscrizioni all'asilo Bianconiglio di Via Verga. La struttura sarà aperta dal 1 di settembre e fino al 15 luglio 2015. Ha una disponibilità di 70 posti con i bambini divisi per fasce di età. L'orario previsto è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 14.30, con il sabato dalle ore 8 alle ore 13.30. Le iscrizioni all'ufficio scuola di Via Cavour numero 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30, con il martedì e giovedì anche dalle ore 16 alle 17.30. E adesso diamo ampio spazio agli eventi culturali di questo weekend. Per noi Giuseppe Pittà, vediamo. Questi alcuni degli eventi culturali del fine settimana. A Termoli continua questa sera e domani il Festival Internazionale del Folklore, che vede esibirsi gruppi dalla Slovacchia, Spagna, Egitto, Kenya, Turchia ed Italia, con la presenza di rappresentanze da Sicilia, Abruzzo, Puglia e Molise. A Vasto Girardi questa sera dalle 21 la rassegna corale alla chiesa di San Nicola di Bari, mentre domani alle 18 alla sala polifunzionale la presentazione del libro di Paola Ragusa, Imparare a dire no. A Sepino in serata l'atteso concerto dei 99 Posse. A Pietrabondante il Sannita Teatro Festival domani in serata nella zona archeologica del Calcatello, due figli d'arte, Carlotta Proietti e Marco Moranti, insieme ad altri attori nella pièce di Toni Fornari, Non c'è due senza te. A Guglionesi invece tra il 10 e l'11 ci sarà la Notte Bianca, organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Proloco, con eventi musicali e tante degustazioni di prodotti tipici locali. Da 8 mesi ogni sabato Frappio invita i telespettatori a fermarsi ed ascoltare la parola di Dio. Michele D'Alessio gli ha chiesto perché è importante aderire a questo invito. Ascoltiamo. Da 8 mesi la nostra emittente ospita ogni sabato Frappio con il suo momento di riflessione sul Vangelo della Domenica e più in generale sulla fede. Fermati, ascolta, questa è la rubrica. Ma perché è importante fermarsi ed ascoltare la parola di Dio? È proprio non importante, è necessarissimo in un tempo come questo, perché l'uomo è distratto dal troppo fare e dimentica che qua tutto passa, solo Dio rimane.
è un tempo preziosissimo, brevissimo ma preziosissimo, perché l'uomo, se non si ferma e ascolta, perde il senso della vita e così arriva la tristezza, l'angoscia e la disperazione. Tu parli sempre della necessità, più che un consiglio, la necessità, proprio quasi un obbligo morale che dobbiamo sentire, di frequentare la messa, di accostarsi alla comunione e di confessarsi. È proprio bravo, è proprio questo il punto focale. Io ne parlo in questo modo perché so che da questo deriva la felicità dell'uomo, perché io conosco per mia esperienza diretta, ero lontano, conosco che significa non fermarsi e ascoltare, significa girare nel vuoto e non trovare il senso della vita. Un'altra cosa che dici con frequenza è quella dell'importanza che nelle famiglie si preghi. In verità, molti anni fa, nelle famiglie si recitava il rosario, c'era una certa unione. Adesso un po' questa abitudine buona si è persa. Ecco, hai centrato il punto e questo è il risultato, Michele, che adesso abbiamo famiglie tutte sfasciate, proprio perché quando non si prega insieme, la Madonna lo sta insegnando ormai da 33 anni, ma la Chiesa da sempre l'ha detto, quando non si prega insieme, il risultato qual è? Che presi dal da fare, non ci si parla neanche più, non si educano più i figli, si lasciano vicino al televisore. E così poi i risultati finali sono che le famiglie vengono tutte quante sfasciate e Satana si prende la vittoria su questo capolavoro che è proprio la famiglia, il primo punto fondamentale della nostra società. E qual è il messaggio, il sunto del messaggio che la Madonna da oltre 30 anni manda da Medjugorje? Ecco, l'ha detto stesso lei proprio nel messaggio scorso, ha detto: io sono qua perché vi voglio aiutare nella missione che il bene vinca, e voi adesso sembra impossibile, ma ha detto anche: se voi collaborate con me, Dio mi manda a realizzare un piano nell'umanità, se voi collaborate con me noi faremo una primavera stupenda, e quest'umanità, proprio grazie alla preghiera, al pregare insieme, a fermarsi e all'ascoltare, diventerà una creazione nuova che Dio realizzerà, e ci sarà un futuro meraviglioso per noi e per tutta l'umanità. Bene, poi come ogni sabato ci sarà il momento di riflessione dello stesso Frappio, fermati e ascolta. Dunque, presentazione nel pomeriggio nel centro sociale di Filignano, il libro di Mario Coia, Le ceneri di Fondumanum, presenti oltre l'autore il sindaco di Filignano Lorenzo Coia. La prossima campagna vitivinicola partirà in Molise domani 10 agosto per terminare il 30 di novembre, ad esclusione delle uve passite, termine fissato invece per il 31 di dicembre. Questa sera dalle 19 al Palazzo dei Padri Filippini ad Agnone l'evento teatrale Off Limits, l'amore fuori di sé. L'iniziativa organizzata dal Centro Studi Alto Molise Luigi Gamberale è un viaggio poetico nella parola d'amore. 8 giorni di cammino sul Regio Tratturo che da Castel di Sangro conduce a Lucera, nel Tavoliere della Puglia, per riscoprire ed esplorare l'antica via verde della transumanza. La marcia sulle orme dei Sanniti di quest'anno è lunga circa 160 km, partirà il 30 di agosto per concludersi il 7 di settembre. Bene, adesso come ogni giorno cediamo volentieri la parola alle previsioni del tempo, vediamo cosa ci dicono. Cielo prevalentemente sereno sulla regione Molise con nuvolosità variabile, venti di debole intensità provenienti da nord-ovest, poco mosso il mare Adriatico, temperature massime comprese tra i 32 gradi a Termoli e 29 a Campobasso. Nelle prossime ore il quadro climatico si prevede stazionario.
Prima di chiudere uno sguardo agli avvenimenti sportivi, tra una settimana il molisano Andrea Lalli disputerà la maratona ai campionati continentali di Zurigo. Dopo la vittoria del titolo italiano di corsa su strada, sta ultimando la preparazione a Roccaraso. Spero la giornata non sia troppo calda, voglio essere capace di fare una gara usando la testa e non solo le gambe, ha detto il corregionale. E si svolgerà domani a San Martino in Pensilis la gara podistica correndo la Carrese. La novità è che sarà stilata anche una classifica speciale riservata agli atleti diabetici. Dalle 19 di questa sera, nei campi di calcetto della chiesa di San Francesco a Termoli, una decina di squadre di calcio a 5 si affronteranno nel torneo di futsal organizzato dall'associazione sportiva Arcadia. A Castellino invece, a Castellino sul Biferno, questa sera dalle 17.30 prende il via la 10ª edizione di Correndo Castellino. L'iniziativa si inserisce nel circuito Corri Molise e vede la partecipazione di oltre 100 iscritti. Bene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e per aver scelto ancora una volta la nostra emittente TLT. Noi ci rivediamo nelle prossime edizioni. Arrivederci.